Anna e Zaia, così come Bonaccini, stanno facendo un lavoro straordinario, non semplice, perché quando si è sotto pressione, in particolar modo la regione Lombardia, che ha, diciamoci la verità, più dell'80-85% dei casi c'è una pressione enorme, l'Italia è vicina alla Lombardia e Fontana lo sa. È evidente che quando ad un certo punto c'è stata, e devo dire, l'emergenza lombarda è stata gestita di comune accordo in questa fase e ci si è tenuti per mano, così come quella veneta. Le altre regioni hanno avuto delle tensioni che erano inevitabili perché Però c'erano. scusi, resto sul fronte delle regioni del nord, ha ragione, le altre regioni hanno avuto delle tensioni, sono state richiamate, è stato richiamato il governatore delle Marche, insomma, sono stati interventi in questo senso, però quello che noi abbiamo visto è Fontana che lascia la riunione di ieri, lei era, non so se lei era presente Io alla le riunione, devo ovviamente sì. confessare, io come molti altri non ce ne siamo accorti, perché quando Non poi. era arrabbiato, quindi l'ha No, io le confesso. detto lui, mi sono innervosito. Sì, forse si è innervosito, si è alzato. Sai, quando si è in videoconferenza con 20 tavoli, Certo. più uno. Io francamente non mi sono accorto che Fontana si era alzato e poi è tornato. Detto questo, mi pare che ha completato la riunione, ha dato un contributo come tutti gli altri ed è Ma la rimasto lì domanda fino era alla sul fine. Premier, era giusto attaccare la sanità lombarda, l'ospedale di Ma Codogno lo ha e già anche chiarito. attaccare Fontana? Lo ha già chiarito il Presidente del Consiglio ieri, ha ribadito che non ha detto, che, tra l'altro ieri ha chiarito che gli operatori hanno fatto un lavoro eccezionale e hanno lavorato bene. Non ha mai attaccato la sanità lombarda, ha semplicemente detto che se ci sono focolai è evidente che lì si è concentrato qualcosa, non sappiamo ancora cosa, stiamo tentando di capirlo anche con l'aiuto di Fontana. Ma è evidente che c'è un focolaio in quella zona d'Italia, perché tutti gli altri Sì. casi, da quelli piemontesi a quelli bergamaschi, a quelli veneti, a quelli di Piacenza, quindi quelli emiliano-romagnoli, hanno dei legami con quell'area del Però lui si è paese. rivolto in particolare all'ospedale di Codogno dicendo che non aveva rispettato i protocolli, è stato anche questo che ha provocato Poi però l'ira ha a chiarito chiedere. questa Vabbè, cosa, è quindi era rientrata. necessario un chiarimento. Ha Sì, chiarito già ha il Presidente chiarito. del Consiglio. Allora,